Allora, Anna, il tuo personaggio è quella di una donna con una crisi di identità sessuale, ossia un omosessuale che cerca di diventare etero perché spera di cambiare la sua vita, ma in realtà non è che ci riesce tanto bene. No, anche perché insomma non è appunto come dice il papà, non è che si cambia orientamento sessuale così, l'orientamento sessuale è una cosa seria, ma lei lo sa bene, il problema è che non riesce a trovare, come dire, quella concretezza che vorrebbe con una donna e quindi dice forse chissà, io sono diventata lesbica per pigrizia, perché la prima volta che ho fatto l'amore l'ho fatto con una donna e quindi sono andata avanti così, ma magari se provo con un uomo potrebbe andare meglio. In realtà no, in realtà non va bene per nulla, si creano una serie di situazioni estremamente comiche, estremamente brillanti, ma funzionali per il film, ma non funzionali per Sara, per cui è una donna che continua nuovamente a soffrire, però soffre sempre in maniera felice, nel senso che la sua grande solarità, il suo grande impeto, la sua grande passione per la vita, questo grande pulsare, perché lei penso che sia proprio un cuore pulsante all'interno del film, la porta ad andare sempre avanti e quindi non fermarsi e non lasciarsi abbattere di fronte alle avversità e di fronte alle difficoltà. Questa è la grande potenza di Sara. Ecco, col tuo personaggio tu affronti una situazione un po' di diversità, detta così, sì, fra virgolette, però in realtà sembra che ci sia un abbattimento della diversità, perché né da una parte né dall'altra cambia niente, in realtà sono gli esseri umani che cambiano. Allora, infatti questo è importante che venga detto, perché Paolo secondo me ha sottolineato molto questo aspetto dei personaggi, mettere in scena dei personaggi diversi, ma che in realtà all'interno di queste dinamiche non sono diversi per nulla, perché di fronte all'amore, di fronte alla sofferenza d'amore, siamo tutti uguali, per cui la cosa veramente importante e universale alla fine cos'è? Soltanto la ricerca della felicità, e in quello non c'è orientamento sessuale, non c'è diversità, non c'è appunto persona parlante o sorda, non c'è omosessuale o eterosessuale, c'è la ricerca della felicità, punto. Nel 95% di uomini che lo psicanalista traccia come ritratto, quali sono quelli che ti sono capitati di più nella vita reale? Peter Pan, quelli che non si assumono le loro responsabilità e quelli che sono attaccati alla mamma. Allora, quando Paolo ha scritto quella scena io l'ho letta e poi l'abbiamo girata, e arriva al punto in cui descrive il bambino, guarda che bel pisellino, ma quanto è bello, ma quanto è grosso, ma quanto sei bravo, quanto sei bello. Io mi sono sentita malissimo, perché io mio figlio non faccio altro che dirgli così, per cui ho detto ora sto sbagliando tutto, per cui devo renderlo più forte, più macio. No, sei brutto, no, non sei bravo. Comincio a dire, poi vediamo un attimo, perché sennò se diventa un mammone di questi possibili, orrendi, vi prego, cioè non sono i peggiori secondo me, cioè quelli attaccati ancora alla gonnella di mamma, mamma mia che brutto. Un film sulla psicanalisi, sulla genitorialità e sull'amore, che cosa hai imparato, se hai imparato su questo set? Ho imparato che la cosa veramente importante oggi è la famiglia, è il comunicare, è la bellezza dello stare tutti insieme sul divano, padre, madre, sorelle, e parlare, raccontarsi, aprirsi, perché quella condivisione rende comunque la propria persona più forte, siamo più forti per affrontare qualsiasi cosa, perché abbiamo sempre un porto sicuro al quale attraccare e questo non dobbiamo mai dimenticarlo, non dobbiamo arrivarci sempre troppo tardi. Io sono arrivata un po' tardi, devo dire, a capire questa cosa con i miei genitori, però bisogna capirla in tempo, insomma, quando siamo tutti pronti a cogliere la bellezza di questa cosa, e questo l'ho capito. E tra le tre situazioni che sono raccontate nel film, quale ti spaventa di più se dovesse capitare a uno dei tuoi figli? Sicuramente quella per mio marito, quella della bambina, della ragazzina, della diciottenne che va col cinquantenne, ma mio marito si spaventa anche della, cioè di mia figlia se andrà con un coetaneo, cioè si spaventa appunto, perché da papà qual è? A me, io sono mamma, la mamma è diversa, la mamma accetta tutto, basta che i figli siano felici, io gli auguro solo questo, di trovare la loro strada, di perseguirla con forza come abbiamo fatto io e il papà, e di essere felici, noi li sosterremo sempre, glielo dico sempre, dico non dovete preoccuparvi di niente, qualsiasi cosa deciderete di fare noi siamo, solo che c'hanno uno 9 mesi, l'altro 3 anni, ancora non capiscono, però glielo dico, magari a suon di perseveranza il messaggio arriva.